un po' cosa faccio tutti i giorni in ambito agile legato alle attività di marketing. Grazie Alessandro, Pamela, Gaia e tutti quelli che mi hanno ospitato in questi giorni. Come diceva Pamela prima, io mi occupo di marketing, sono un growth hacker e dico sempre con un passato da sviluppatore creativo, nel senso che ho cominciato come tecnico, le mie soluzioni software erano sempre un po' troppo creative rispetto a quelle dei miei colleghi che mi dicevano che mettevano troppi fronzoli, eccetera. Ad un certo punto mi innamoro della filosofia agile e metto insieme un po' di pezzi fino ad arrivare, diciamo, al 2016, quando ho cominciato all'Agile Business Day a parlare di agile applicato al marketing. Proprio perché mi sono accorta, soprattutto andando ad approfondire la tematica di growth hacking, che le organizzazioni di marketing ne hanno davvero un grandissimo bisogno. Ne hanno bisogno sostanzialmente perché il team di marketing è evoluto, contiene al suo interno anche figure molto tecniche, come possono essere gli sviluppatori web, piuttosto che data analyst per l'analisi degli analytics, per la produzione di report, eccetera. E quindi un team che evolve così velocemente, con tante figure anche molto tecniche, ha bisogno sicuramente di andare a lavorare in una modalità che non è più quella del budget a 12 mesi, un budget che è già preconfigurato e delle attività che sono già pianificate. Quindi, perché agile marketing? Ecco, ve l'ho anticipato, perché il team contiene competenze molto diverse tra di loro, gli scenari cambiano velocemente. Il problema del budget è un problema molto sentito, quello di avere all'interno delle strutture di marketing un budget statico già stanziato per una serie di attività che nel corso poi del lavoro quotidiano possono anche verificarsi essere budget destinati ad attività che non servono più o attività che vengono poi, come possiamo dire, ridimensionate rispetto agli obiettivi. Quindi il marketing necessita di un nuovo approccio. Ma quando fare agile all'interno del marketing? Quando l'organizzazione fatica ad essere in linea con le richieste del mercato e è in blocco. Quello che io sto vedendo in questi anni, anche con attività molto più grandi delle SPA piuttosto che attività anche più piccole, il problema è che facendo un growth hacking, cioè insegnando alle organizzazioni, collaborando con loro affinché siano sempre sul pezzo, analizzino i dati rispetto alle varie campagne marketing e sappiano cambiare rotta velocemente, perché l'obiettivo del growth hacking è la crescita costante. Se tu non inserisci una modalità di lavoro in linea con i principi agile, quindi che riesca a analizzare, che riesca a muoversi velocemente, dove tutti sono responsabili e dove tutti hanno la capacità di vedere nel quadro di insieme che cosa sta succedendo, il team di marketing è veramente ingessato e produce pochissimi risultati. È chiaro che dobbiamo volerlo attivare questo cambiamento organizzativo. Come? Diciamo che io ho fatto un po' una rivisitazione in questi anni. Sicuramente applicare il framework Scrum si è rivelato efficace, ma non sono partita da lì. E stasera non voglio parlarvi di Scrum applicato alle organizzazioni di marketing, ma voglio parlarvi in modo un pochino più approfondito dei tre punti qui sopra, cioè come creare una squadra e non un team. Ho usato apposta il termine squadra perché poi subito sotto parlo di playbook del marketing team e vedremo poi che cos'è. E sempre di più è necessario coinvolgere la funzione HR o comunque quella funzione che ha un legame particolare con la gestione delle persone. Diciamo che nelle ultime due aziende grandi in cui ho lavorato, la sponsorship, che sappiamo essere un elemento fondamentale per inserire una transizione di questo tipo, l'ho avuta sì sicuramente dalla direzione, dal CEO,
ma sicuramente se non avessi avuto vicino qualcuno che mi aiutava eventualmente poi a sbloccare delle situazioni in ambito HR, avrei fatto molta, molta fatica. Playbook, ne ho accennato prima. Il playbook in realtà è una sorta di quaderno delle azioni e delle tattiche che riassumono le attività di marketing. Ho cominciato a costruirlo anche in modalità PDF, perché mi sono accorta che usare un quaderno è sicuramente molto più efficace, perché contiene, qui purtroppo si legge un po' male, ma il quaderno contiene la storia dei passi che vengono fatti all'interno dell'organizzazione di marketing. E quando si scrive la storia, la si può andare anche a rileggere e vedere efficacemente quali passi poi il team ha fatto. Questo è il motivo per cui questo playbook che le organizzazioni adottano anche nell'area marketing ti permette di dare una visione di da dove hai cominciato, dove stai andando, che percorso hai fatto. E contiene anche una pagina, poi lo vediamo nelle varie slide, contiene anche una pagina dedicata alla retrospettiva. Ho iniziato con l'azienda che vi cito fra poco, ho iniziato a fare una retrospettiva in realtà sempre a fine mese, che fosse un momento di confronto con tutta l'organizzazione. E il fatto di inserire all'interno del playbook anche una pagina dedicata alla retrospettiva ha fatto prendere in considerazione i passi in avanti fatti dal ottobre del 2017. Questo è uno spaccato di questo PDF di cui vi parlavo, che è sostanzialmente una cosa che ho cercato di mixare con l'esperienza di questi anni e che mi sta un pochino aiutando a partire ad inserire Agile nelle organizzazioni marketing, che non parta dalla spiegazione del framework Scrum, ma glielo spiego praticamente in via indiretta utilizzando questo quadernino, in maniera tale che soprattutto nell'ambito medico e ambulatoriale, che vedremo tra poco, sarebbe stato per me troppo, non voglio usare la parola difficile, però sarebbe stato davvero troppo traumatico, forse la parola giusta era traumatico, andare a spiegare il framework Scrum e poi magari farglielo utilizzare all'interno dell'azienda. Quindi sono partita dal playbook e poi pian piano spiegavo i passi e spiegavo il significato. Così diciamo che mi ha aiutato un pochino di più. Questa ovviamente è la mia esperienza, magari voi in ambienti e situazioni diverse siete partiti invece dalla spiegazione del metodo. Devo dire che in questa organizzazione in particolare mi ha dato più soddisfazione cercare di fare un percorso leggermente diverso. Quindi all'interno del playbook metto sempre una pagina, è diviso nei mesi dell'anno, e c'è sempre la pagina con gli obiettivi dello sprint e un dettaglio del perché sono importanti, cioè perché è importante raggiungere quegli obiettivi. In questo modo, siccome abbiamo detto che il team ha delle competenze trasversali, ha delle competenze diverse, addirittura in questo caso parliamo anche di medici, un medico all'interno del team piuttosto che tre ottici optometristi, il fatto di dire perché vuoi fare quella cosa e perché è importante raggiungere quell'obiettivo ci ha aiutato a migliorare sicuramente la comunicazione. Così come sapere di quali risorse ho a disposizione in modo chiaro è un altrettanto strumento di valore. Perché? Perché sapere che ho a disposizione risorse possono essere persone, colleghi di un altro dipartimento, piuttosto che budget, piuttosto che corsi di formazione rispetto a una certa tematica, è sicuramente interessante vedere poi come evolve anche la formazione del team. Così come identificare chiaramente i benefici, cioè se io faccio quella cosa e so che è importante, utilizzo quelle risorse e ne ho dei benefici.
Ok, quindi questa l'abbiamo più o meno vista. Questa è un PDF che potete eventualmente scaricare dal mio sito, piuttosto che se vi iscrivete alla newsletter, ed è un PDF appunto suddiviso per mesi che vi aiuta a cominciare ad entrare nell'agile marketing. Stasera vi voglio raccontare qualcosa rispetto al caso di un'azienda che sto seguendo, si chiama Contact, fa parte, è uno spin-off del gruppo Grand Vision, quindi stiamo parlando di ottica e stiamo parlando di un ambulatorio medico che effettua visite in ambito privato o convenzionate con la ASL e poi fa tutta una serie di attività di applicazione e di educazione all'utilizzo della lente a contatto e anche delle piccole operazioni che si possono fare in ambulatorio. Diciamo che all'inizio, quando ho approcciato questa azienda e mi avevano chiesto un percorso di crescita e di sviluppo dei loro servizi, non tanto dei prodotti, perché comunque i prodotti li acquistano dalle varie case produttrici, avevano la necessità di ampliare la loro presenza sul territorio piuttosto che di costruire una comunicazione che li rendesse leader all'interno di un certo ambito territoriale. E la richiesta che mi avevano fatto tutto faceva presagire fuorché iniziare a parlare di agile e di agilità. In realtà, tra virgolette, li ho un pochino imbrogliati, permettetemi questo termine, nel senso che all'inizio gli ho detto ok, facciamo un growth hacking, cerchiamo di capire come migliorare, come aumentare la vostra visibilità, come averne un ritorno di crescita, e per me il ritorno di crescita vuol dire sempre avere un ritorno sicuramente di immagine, un ritorno di attività, ma anche un ritorno poi economico, perché come dico sempre io, growth hacking non è soltanto metriche, chiamiamole di vanità, ma deve essere anche poi una riflessione su che cosa davvero ho portato a casa e che cosa davvero ho fatto in più anche in termini di fatturato o di aumento dell'utilizzo del servizio del prodotto. Quindi l'ambito di applicazione, ve l'ho detto, è l'ambito medico-oculistico. Ci sono all'interno dell'organizzazione 7 ottici, 5 medici, 4 persone in reception. Stiamo lavorando insieme da ottobre del 2017 e la squadra, che io chiamo sempre squadra un po' perché il termine playbook che io consegno sempre quando vado a fare le attività di consulenza, quindi consegno sempre al team di marketing, riporta nell'ultima pagina, non la vediamo qui, ma nell'ultima pagina riporta le fotografie delle persone del team e poi ognuno di loro fa una firma, ma questo serve per creare consapevolezza, gruppo e aggregazione. La squadra di marketing è formata anche dal CEO, da una persona che si occupa dello staff di accoglienza, da referente dello staff di accoglienza, 3 ottici e un medico. Quindi in realtà ho dovuto aggregare persone che sì, alcune parlavano il linguaggio del marketing, altre erano, come ad esempio il medico, assolutamente fuori da questo tipo di realtà. Ma era necessario avere il medico all'interno dello staff, perché è lui che ci sta aiutando a costruire, ad esempio, all'interno del blog, tutti quegli spunti sugli articoli, sul piano editoriale, che ci permettono di essere efficaci non tanto con la proposizione del prodotto, ma nel gestire quella che viene chiamata in area marketing domanda latente e quindi far arrivare poi le persone attraverso l'inbound marketing alla struttura. Quindi vedete come in realtà qui l'agile lo stiamo applicando, abbiamo iniziato ad applicarlo, cominciamo a vedere i primissimi frutti adesso, da ottobre dell'anno scorso, quindi sicuramente non è una passeggiata. Abbiamo comunque inserito persone che anche in area marketing hanno necessità, cioè abbiamo necessità di sentire anche la loro opinione. Quindi siamo passati da una situazione di questo tipo ad una più rilassata. Quali sono i pro? Anzi, facciamo una piccola premessa. Agile, lo dico sempre,
bisogna essere consapevoli di quello che si sta facendo, ci sono dei pro e ci sono dei contro, perché ho visto anche organizzazioni che sono partite, mi hanno chiesto, dai, partiamo, facciamo, voglio inserire la metodologia, ma poi davvero ci sono stati casi in cui abbiamo completamente abbandonato la cosa, perché non c'erano i presupposti, non c'era la maturità per poterlo fare. Quindi i pro sono sicuramente il fatto che la Agile sviluppa l'intelligenza emotiva del singolo, perché si passa dal devo fare questa cosa al mi sento responsabile di questa cosa, e quindi dentro di me cerco la risposta per arrivare a quell'obiettivo, la cerco prima dentro di me e poi chiedo aiuto agli altri. Si sposta completamente la visione di quello che stai facendo, che non è più un dovere ma è una visione generale. Da qui il fatto che nel playbook metto sempre l'obiettivo dello sprint, cioè ancora prima di dire da quante attività hai fatto e che cosa facciamo, l'obiettivo mi permette di lavorare in questa direzione, sviluppando l'intelligenza del singolo e andando ad attivare le competenze trasversali, perché così tutti sanno che devono arrivare a quel punto, e permette di reagire ai cambiamenti del mercato in modo armonico. Cioè, ci sono state davvero situazioni in cui il marketing, lo raccontavo forse prima a qualcuno di voi, c'erano il marketing manager, arrivava alla sua campagna di marketing, aveva già contattato l'ufficio stampa, aveva già contattato il grafico, aveva già messo in piedi tutto il copy, eccetera. Poi doveva fare la landing page, la newsletter, aveva bisogno di strumenti più tecnici, aveva bisogno di un'implementazione lato sistemi, e giustamente lato sistemi o lato software stavano facendo altro, e lì si creano conflitti e tensioni. A maggior ragione nel discorso del growth hacking, dove il cambio di direzione è un mindset, è una modalità operativa, cioè oggi sto facendo questo, ma poi fra due settimane mi rendo conto che magari quella campagna marketing non ha performato, mi rendo conto che quella strategia che abbiamo adottato, lato marketing, non va bene, in due settimane la dobbiamo cambiare. Se io non sono armonico, creo delle frizioni spaventose e in realtà non arrivo mai all'obiettivo. Quindi come ci siamo riusciti? Io porto sempre anche, lo porto con me perché mi aiuta in realtà a rileggerlo, porto sempre con me il libro della semplicità, che indica le leggi della semplicità, e quello che mi ha aiutato in questi mesi è sicuramente andare a lavorare sulle tre leggi principali, che sono la riduzione, l'organizzazione e la gestione del tempo. La riduzione perché? Perché mi sono resa conto che spesso lato marketing si costruiscono, e non lo nego, dei grandi castelli dove il marketing vuole arrivare a essere visibile in tempi brevi, con degli sforzi non solo economici ma anche sforzi delle persone non banali, e invece la riduzione è stata per noi l'elemento vincente, cioè andare a togliere tutti i fronzoli, andare a costruire delle piccolissime campagne di marketing, ma che tutte incastrate in sequenza l'una con l'altra hanno dato poi una serie di risultati che sommati hanno anche in alcuni casi, questo però è un lavoro di anni, ci hanno dato più soddisfazione rispetto a se avessimo fatto subito così. Perché? Perché poi le cose cambiano, gli algoritmi cambiano, il classico algoritmo di Facebook che a un certo punto prende un'altra direzione, piuttosto che la campagna AdWords che non sta performando perché non siamo posizionati bene sulle varie keyword. L'organizzazione è stata quella che in realtà ci ha portato ad applicare una riduzione ragionata. Perché insegnare a un marketing manager abituato a lavorare con uffici stampa, giornalisti, creazione di cataloghi cartacei, eccetera, abituarlo a ragionare per attività, abituarlo a ragionare per storie, abituarlo a ragionare con priorità da dare, non è stato facile, perché quel mondo lì è sempre stato il mondo un po' dei creativi che potevano permettersi una
magari rialzarsi una mattina e dire ma no, quella roba lì la voglio fatta per ieri. Quindi l'organizzazione ci ha aiutato a ridurre al nocciolo le campagne e a portarle avanti step by step, e ridurre i vincoli che ci fanno percepire il tempo ci ha aiutato ad essere sempre più efficaci, ad essere sempre più sul pezzo. Faccio un esempio. In Contact, per fare in modo che la gestione del tempo migliorasse, avevano un problema sulla gestione dei tempi d'attesa, quindi i medici non erano in realtà così veloci, passatemi questi termini, come dovevano essere. Allora, che cosa abbiamo fatto? Lato marketing, abbiamo inserito un wifi gratuito, che però ci permette di fare acquisizione dei dati, soprattutto di un target di ragazzi giovani che iniziano l'applicazione, il percorso di utilizzo delle lenti a contatto, quindi tutto un mercato che diversamente con i vari Instagram e quant'altro probabilmente non avremmo raggiunto. Questo permetteva loro di vedere delle informazioni attraverso un QR code che avevamo posizionato all'interno, che abbiamo posizionato all'interno della sala, per vedere un pochino come è fatto il centro, ingannare un pochino l'attesa, piuttosto che a volte la gestione del tempo fatta direttamente in reception come attività di marketing. Quindi non limitarsi soltanto a prendere l'attività da svolgere con il medico piuttosto che con l'ottico, ma andare a costruire anche un percorso di accompagnamento alla visita fatto dalle persone in reception, che quindi erano in grado di raccogliere dati per poi riposizionarci sul mercato rispetto a determinati argomenti. I contro, ne abbiamo parlato anche prima, ha sicuramente un forte impatto sull'organizzazione. E sappiamo che se lo sponsor è debole, questa attività non è assolutamente praticabile. E in alcuni casi ho visto anche diminuire la produttività, perché era stato, tra virgolette, imposto come metodo e non costruito e ragionato insieme al team. Quindi, in sintesi, cosa vi posso dire dell'agile applicato al marketing? Che, è una componente molto molto efficace, è sicuramente una componente molto giovane, le aziende la stanno approcciando ma con tutta una serie di cautele e di anche preconcetti, perché la vedevano molto solo applicata al software e non hanno ancora ben compreso che in realtà si tratta di una metodologia, di una filosofia che ti può supportare in alcuni contesti. Non a caso nei giorni scorsi ho scritto anche un articolo insieme ad una collega che l'ha applicata addirittura in un ambiente di produzione, quindi mettendo insieme elettricisti, meccanici. Quindi lato marketing vi devo dire che associata alle attività di growth hacking dà davvero dei grandissimi risultati. Certo è che è un processo molto molto lungo, molto lungo. E questo è quello che vi volevo raccontare stasera.